Radio Città Future. Te lo ricordi quello che vi dicevo a scuola? Un bambino è il germoglio dell'uomo che diventerà. Algeria, fine degli anni 50, tra i primi moti anticolonialisti, Albert Camus andava in cerca delle proprie radici. Ricerca affidata a Il primo uomo, manoscritto che stava scrivendo quando morì in un incidente stradale. Un percorso che diventa quello di Gianni Amelio con il suo nuovo film. Segue un po' questo film il percorso che ho sempre fatto nel cinema. Ho sempre trattato storie che riguardano rapporti tra generazioni, e ricerche delle proprie radici, la storia di un uomo che, cercando suo padre, di percorrere la propria vita da quando era ragazzo, cerca la ragione del proprio riscatto sociale. Il primo uomo è un film sull'identità di un francese nato ed educato in Algeria, girato mentre nell'aria si sentivano già i segnali della primavera araba. Il film credo che si rispecchi proprio nell'Algeria del 2012. Con Maya Sansa, tutto girato in francese, protagonista Jacques Gamblin, che nella versione italiana ha la voce di Pierfrancesco Favino.